single day. I'm gonna make. Buongiorno a tutte ragazze e ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi vi faccio vedere il pacco che mi è arrivato da Yes Style. Come vi avevo già anticipato, sono stata selezionata nel programma influencer, dove chiunque può fare richiesta, chiunque che possiede un canale YouTube oppure Instagram, quindi non è che sono venute a contattarmi direttamente. C'è un apposito link dove potete fare domanda, loro vanno a visionare il vostro canale e di conseguenza vi accettano oppure no. Io sono stata accettata, purtroppo questo è un frutto di una collaborazione di mesi e mesi fa, ma sono riuscita a recuperare il pacco solo ora, perché tutti i pacchi, sia ordini che gli arrivi, mi arrivano sempre al lavoro e essendoci stato il lockdown non potevo andare a recuperarlo, perché appunto mi hanno gentilmente tenuto il pacco le mie amiche della banca che lavora vicino al bar, perché anche il bar è stato chiuso, quindi il corriere non sapeva dove mollarlo. Ho detto: senti, mollale le ragazze che lavorano là. Quindi mi hanno tenuto per ben 2 mesi questo pacco. Quando avevo ricevuto l'email della conferma, mi hanno fatto scegliere tra la skincare, i trucchi e i vestiti. Io ovviamente ho scelto i trucchi, perché all'interno della proposta c'è stato appunto il marchio che a me interessava molto. Sto parlando del marchio Neogen, che è un marchio che utilizzo da tantissimo tempo. Per esempio adesso in frigorifero ho i pad che sto utilizzando, del quale vi parlerò. Ho utilizzato l'acqua micellare petalosa, ho utilizzato 2 mousse, quelli con all'interno i cereali, il tè verde, e amo le maschere al cactus, quindi al tartufo, quindi è un marchio con cui ho tantissima confidenza. A me mi hanno mandato i prodotti della linea in pura sensitive, perché c'era solo questa tra le scelte. Quando l'ho scelta pensavo che mi avrebbero mandato uno o due prodotti, ma non tutta la linea, quindi probabilmente uno di questi prodotti o due non li potrei utilizzare, perché effettivamente io non ho una pelle impura, ma in vista di estate la mia pelle, come tutte le pelli, necessita di essere purificata e lignita allo stesso tempo. Vi ho già fatto vedere lo spacchettamento su Instagram, quindi mi avete già chiesto se si paga la dogana. Sì, a volte si paga la dogana, ma una volta che voi l'avete pagata, contattate il servizio clienti e vi rimborsano la dogana, quindi almeno una cosa intelligente l'hanno fatto. I costi della spedizione non saprei, ragazze, perché non ho mai ordinato, ma sono sempre stata affascinata dai prodotti coreani. Un'altra cosa, il servizio clienti secondo me non è super super affidabile, perché io non avendo potuto andare a ritirare il pacco, le avevo scritto spiegando la situazione, non mi hanno calcolato. Ora che sono riuscita a recuperare il pacco, non mi hanno calcolato. Il servizio clienti lascia un po' desiderare, quindi io giù nell'info box vi lascerò il codice sconto che mi è stato dato 2 mesi fa, sperando che sia ancora attivo, affiliato al canale, e vi mostro quello che ho acquistato, che mi hanno mandato. Io già sto pensando allo shopping. Come vi dicevo, io pensavo che mi avessero mandato solo qualche prodotto, invece mi hanno mandato l'intera linea, viene composta da 6 prodotti, questi qua, che io adesso vi vado a mostrare nel dettaglio. Ovviamente mi sono fatta segnare le cose, prese appunti, perché queste, a differenza dei siti italiani, non hanno la scrittura in italiano, quindi neanche in inglese, coreano e basta. Ci tengo a precisare che non sono prodotti biologici, quindi se siete attenti all'inci potete anche skippare questo video. È un'altra cosa che non dovrei dirlo, ma lo dico: qualsiasi cosa che io dico è frutto della mia esperienza e la mia opinione. Sicuramente un pacchetto così non mi va a corrompere di quello che penso io, quindi quando lo proverò vi dirò quello che penso, come vi ho anche appena detto, com'è il servizio cliente del sito. Dunque, andiamo subito al succo. Devo dire che i prodotti che ho ricevuto mi hanno incuriosito parecchio, perché ci sono tanti prodotti che sono curiosa di provare. Primo prodotto che mi hanno mandato è la Foam Cleanser della linea A-Clear Intensive Blemish Care, questa mousse detergente.
Sono 100 ml di prodotto e il packaging è super super carino, super super elegante. Tra l'altro la plastica sembra gommata. Penso che lo proverò subito, anche se ragazza io con le mousse detergenti coreane ho un po' di problemi, non che non mi piacciono, ma perché sono molto molto particolari. Questo contiene vabbè, l'acqua, glicerina, liquirizia, guaia zulene, amamelis, camellia, centella asiatica, acido salicilico, ce la fai Kate, sodium chloride, grapefruit e il tea tree oil. Non ha un inch proprio bruttissimissimo, ma se siete attenti agli inch sicuramente non fa caso vostro. Poi un altro prodottino molto molto interessante sono questi Aclear Soothing Essence Pad, che sono dei dischetti imbibiti di questa essenza che funge sia da esfoliante che da tonico che da essence. Sono 140 ml, sono 20 pads e anche questo mi sa, tutti hanno la stessa linea di filo conduttore. Questo sono ricche di essenze nutrienti, sono lenitive e sfoglianti, contro le imperfezioni, donano idratazione, cura dei pori e rassodamento della pelle. Gli ingredienti principali sono i peptidi che amplificano la produzione per ringiovanire le carnagioni opache, rinvigorire, quello che è poi la traduzione da inglese in italiano, boh. E sono questi qua, ovviamente giù nell'info box vi lascio tutti i link al sito e al prodotto. Poi andiamo avanti, questo Marco, un bacio Marco, mi ha detto di non scassarlo molto perché è un prodotto che non va agitato. Si chiama Aclear Soothing Pink Ears, che come cavolo si dice, e Razer, ce la facciamo. Questo è un prodotto particolare perché è un prodotto con la gomma rosa lenitiva, acido salicilico e polvere di calamina. Questa soluzione intensamente lenitiva purificante per la pelle aiuta ad esfoliare delicatamente, regolare il sebo e calmare la pelle sensibile. Per quello che ho capito è uno di quei prodotti dove voi ci mettete dentro il cotoncino, è una soluzione a due fasi che non va ovviamente mischiata. Signore, come sono sigillati. Va messo dentro il cotoncino, cioè il cotton fioc tolto e poi applicato sulla imperfezione. E infatti è così, è rosa. Non ho mai provato questo tipo di prodotto perché effettivamente non ho mai avuto bisogno. Quindi sicuramente lo terrò per le emergenze. Infatti qua lo spiega esattamente come va utilizzato. Testato sulle pelli irritate, quindi è anche clinicamente testato, non so se ve l'ho detto. Poi sempre in questo kit troviamo un kit, a Clear Soothing Spot Kit, che anche questo io non ho ancora ben capito come si utilizza, perché all'interno troviamo una soluzione e una specie di pipette, queste qua, che non so come vanno utilizzate, come potete vedere ce ne sono tantissime, e poi all'interno c'è anche la soluzione. Anche questa secondo me va applicata sulle imperfezioni o sulle zone da trattare, sicuramente un trattamento power, un trattamento booster. Anche qua dice Bio Technology Skin Care, massimi benefici per la pelle, va a schiarire le macchie e basta. Non dice nient'altro, quindi andremo a informarci e utilizzeremo anche questo prodotto se ne avremo bisogno. Poi un altro prodotto è questo, a Clear Soothing Clean Pad Spot Patch di Neogen. Questi sono utili perché sono 24 patch, 12 dalle dimensioni di 12 mm e 12 da 10 mm da andare ad applicare sul brufolo. Infatti qua dice che è waterproof, è idratante, facile a strappo, cioè aderisce molto bene ma si strappa molto facilmente, non irrita la pelle e disinfetta la zona, quindi anche se avete magari un brufolo, un'infiammazione che magari ha del pus, se applicate questo vi fa anche da patch anti-imperfezione che vi va a medicare, aiuta la cicatrizzazione e non provoca la macchia da brufolo, quindi è molto interessante
questi tipi di prodotti non li ho mai avuti. Se vi piace questo marchio, attenzione, perché è un marchio che dietro ha sempre la data di scadenza, quindi se volete fare le scorte non fatene 300.000, perché già i prodotti coreani già di per sé nella loro skincare si utilizza veramente poco prodotto, perché sono super super concentrati. Infatti, per esempio, questo è il patch che scade nel 2022 il 3 ottobre, ma su ogni prodotto c'è scritto proprio la data di scadenza, quindi se volete provare non acquistate in maniera massiccia, insomma. L'ultimo prodotto che mi gasa tantissimo, perché è uno dei prodotti che io amo follemente, stiamo parlando di Overnight Mask. Questa è una maschera per il viso notturna, una sleeping mask. Nella skincare coreana la sleeping mask si va ad applicare sopra la crema notte, quindi sono texture molto particolari, molto leggeri ma molto funzionali, super super concentrati. Io ne sto utilizzando una maschera notturna che applico, pur non facendo la skincare coreana, con tutti i prodotti specifici coreani. Devo dire che non ha un brutto rapporto la sleeping mask coreana con la crema notturna italiana, per dirci. Questo mi sembra una maschera in gel, lo vedo in controluce. Questo è il packaging, anche questo è una plastica tipo gommata, molto molto elegante, mi ispira tantissimo. E anche qua c'è riportato dermatologicamente testato, perché tutti i prodotti sono testati e approvati dai dermatologi. È una linea specifica che va a lenire la pelle e allo stesso tempo purificare ed esfoliare. Un'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che questi due prodotti contengono all'interno l'acido salicilico che va a esfoliare la pelle. La maschera ha la concentrazione più alta rispetto al detergente, quindi hanno questa azione sfogliante, schiarente, illuminante. Sicuramente un detergente, la maschera è overnight, quindi per forza di notte, ma anche il detergente va utilizzato alla sera, perché sapete che adesso andiamo incontro alle belle giornate e al mattino non è cosa utilizzarlo, anche se utilizzate la protezione solare. Io per esempio sto terminando il trattamento solo con il sapone e la crema all'acido glicolico di Taffy. Al mattino e pomeriggio, quando vado a prendere il sole, metto la protezione 50 e la rimetto tipo 3 volte in 2 ore e non mi sono mai macchiata, eppure sto utilizzando un acido in una stagione diciamo che sta arrivando bella calda. Quindi se avete già questi prodotti o li volete comprare, mi raccomando, utilizzateli di sera. Questo è un consiglio proprio spassionato. E niente ragazze, questi sono stati i prodotti che io ho ricevuto. Mi è stato proprio chiesto di fare un video apposito e non andare a mischiare vari marchi, quindi questo video è stato dedicato a Yes Style. Sono molto molto contenta di averlo ricevuto, perché non ci avrei scommesso. Io solitamente non sono una che va alla ricerca delle collaborazioni, perché è una cosa che poco mi tocca, insomma, però mi ha fatto piacere che hanno revisionato il mio canale, a quanto pare è degno di collaborare con un sito coreano cinese, quindi sono contenta. Fatemi sapere se voi comprate da YesStyle, come vi trovate. Io personalmente non andrei mai ad acquistare il make up, perché ho visto dei video delle ragazze che hanno dei make up un po' così, proprio di scarsissima qualità. Sicuramente la skincare io là mi ci perdo, perché ci sono tantissimi marchi che mi interessano. E niente, adesso metterò in uso qualche prodotto che sicuramente mi serve, come il latte detergente e la maschera overnight. Sicuramente sono due prodotti che io metterò in uso subito, e gli altri prodotti, ragazze, se ne avrò necessità, anzi tre, perché appena finisco i pad che ho nel frigorifero di Neogen metterò in uso questi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi ho incuriosito con i prodotti. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao.